Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. E l'altra volta per poterlo fare sono stata taggata da due carissimi amici e oggi ho deciso di farlo completamente mio. E andrò a rispondere a delle domande che vi faranno un po' capire quello che è il mio punto di vista sulla vita e quant'altro. Allora, cosa sarebbe il tuo giorno perfetto? Io adoro viaggiare, quindi non lo so, stare 24 ore fuori di casa, magari spostarmi con un camper che ho sempre sognato avere, ma non è stato mai possibile perché non ci sono le condizioni economiche, quindi per adesso non so per quanto questo rimarrà un sogno, diciamo. Allora, altra domanda. Allora, puoi arrivare a 90 anni con il corpo o con la mente di una trentenne? Cosa scegli? Beh, comincerei con la mente perché vuol dire che se non c'è quella è impossibile che tu le dire ci arrivi con il corpo fino a quell'età. Quindi ci deve essere, secondo me, un bilanciamento fra una cosa e l'altra. Quindi dire tutte e due le cose. Poi, a chi sei più grata? Beh, ai miei genitori, naturalmente, perché fino adesso non mi hanno fatto mancare niente e diciamo mi sono venuti incontro nei miei momenti più difficili. Cambieresti qualcosa nel modo in cui sei stata educata? Beh, un pochino sì. Diciamo che da piccola ci sarebbe voluto qualche rimprovero in più, perché venivo fin troppo assecondata e questo fatto qua mi ha fatto, diciamo, fare poca esperienza. Poi specialmente per quanto riguarda la scuola, io poi sono stata sempre una bambina sensibile, un po' che me la prendevo troppo facilmente. Insomma, non ero gestibile da piccola assolutamente. Quindi, insomma, sono da premiare i miei per tutta la buona volontà che hanno avuto nel farmi arrivare fino a qui, insomma. Poi, un'altra domanda. Se potessi svegliarti domani con una nuova dote, quale sceglieresti? Avrei voluto avere un pochino più di intraprendenza, anche presa di posizione, perché purtroppo io sono pigra, poi tendo a rimandare le cose in un secondo momento e poi, diciamo, quando mi sveglio dall'incanto mi accorgo di non aver fatto quella determinata cosa proprio perché ho fatto passare troppi giorni e l'avrei potuta fare al momento. Quindi in un modo o nell'altro ci sto lavorando su questa cosa, quindi quando tipo, non lo so, ho voglia di realizzare un obiettivo, io non aspetto più e lo faccio a qualunque condizione. Ebbene sì, c'è qualcosa che hai sognato di fare e non hai fatto? Beh, non è che sia qualcosa di importante, però ci tengo a dirlo e cioè andare a Gardaland, è il parco di divertimenti più grande d'Italia, appresso Mirabilandia e tutti gli altri, e mi ero rimasta in canna, diciamo, questa cosa perché quando ero piccola non è che avevo occasione di viaggiare tanto, diciamo che ci sono stati soltanto dei nostri vecchi amici di Gardaland e se ne tornavano sempre pieni di sorprese e più li ascoltavo e ancora più grande diventava quella voglia di andarci pure io, ma non c'è stato mai modo. Però c'è da dire che anche nel minimo io qualche esperienza l'ho avuta. Per esempio sono stata allo zoo di Fasano, come penso altri di voi. Ho passato una giornata movimentata. Poi con gli animali, io diciamo li adoro e quindi mi sono sentita come a casa. Poi in quel contesto ho fatto anche l'invitazione delle scimmie e tutti quanti che mi guardavano come per dire ma dove è uscita questa qui? No, insomma è un'esperienza da ripetere, magari la grande, chi lo sa. Se potessi scoprire il tuo futuro, lo faresti? Assolutamente no. Preferisco, voglio dire, vivere il presente e il futuro poi si vedrà.
Qual è la più grande soddisfazione della tua vita? Obiettivamente parlando non è che ce ne siano state, spero che arriveranno. Fra questo c'è proprio il riuscire a prendere la patente e io adesso mi sto informando un po' dappertutto di come si riconoscono i segnali, la strada e quant'altro, perché voglio arrivare a realizzare questo obiettivo che poi mi porterà a essere finalmente indipendente, autonoma. Che cosa conta di più un'amicizia? La comprensione, voglio dire, il pensarlo uguale in tante cose. Ciò significa che io in passato mi sono sentita con delle persone che all'inizio tipo, si sono dimostrate affabili, cordiali e quant'altro, per cui magari dopo che io gli ho detto una parola sbagliata l'hanno presa male e di là diciamo, hanno colto l'occasione per poter chiudere il rapporto con me. Non so se, come si dice, volevano trovare l'appiglio per poterlo fare, perché d'altronde quando dall'altra parte si sbaglia a parlare non è che uno lo fa volontariamente. Può succedere che scappa qualche parola di troppo anche nella mia ingenuità, perché non è che cioè, ho avuto a che fare con chissà quante persone, cioè. quindi purtroppo la mia condanna è che spesso e volentieri sbaglio a parlare, quindi mi allontano quelle che avrebbero dovuto essere tipo delle amicizie durature. Però pazienza, tanto che sono sempre migliori, quindi che se ne vadano pure. Io mi tengo, voglio dire, gli amici che mi vogliono bene veramente. Poi andiamo avanti. Che cosa è troppo serio per scherzarci su? Allora qui ci andiamo sul discorso della fede. Ciò significa che quando vedo che qualche persona magari fa delle battute squallide per quanto riguarda Gesù o tutto ciò che ha a che fare con il clero, il cristianesimo e quant'altro, proprio me ne vado di testa e comincio a spottare. E adesso come adesso c'è fin troppa indifferenza e anche, come si vuol dire, poca credibilità nella fede e questo fa male. E io, diciamo, sì, ho avuto un periodo che mi sono allontanata dalla fede, ma da adolescente, però poi una volta che l'ho ritrovata, diciamo, è un qualcosa che mi sta fuori, quindi qualsiasi difficoltà ho, io prego sempre. Quanto conta per te l'amore? Direi tantissimo, però voglio dire, dopo tutto quello che ho passato, diciamo, preferisco non affezionarmi più di tanto. Adesso vado con i piedi di piombo, in ogni, diciamo, conoscenza che faccio, anche amicizia. Allora, cosa ti ha ferito più nei sentimenti? Diciamo, lo so che fa male a dirlo, però mi sono sentita molto usata. E un vero e proprio rapporto io non l'ho mai vissuto. Ciò significa che molte volte mi sono sentita come un burattino, no? Nelle mani di un uomo. E quindi ho sempre invidiato quelle coppie che praticamente amoreggiavano e lo facevano molto sul serio, perché diciamo che adesso non ho mai avuto modo di vivere quello che è un vero e proprio rapporto di amore. In questo momento un po' mi manda in delirio, ma purtroppo è così. Quindi quest'anno mi festeggio il San Valentino senza, diciamo, uno a fianco, però pazienza, non è stata colpa mia se la precedente relazione è andata male. Io ho fatto il possibile per poterla recuperare, però quando dall'altra parte vedi che lui trova sempre il pretesto per poter litigare o creare delle discussioni, allora a questo punto, cioè, non c'è proprio senso di continuare una relazione. E perciò pazienza, vuole dire, se ci tieni a me e accetti qualsiasi siano le condizioni, senza pretendere di più.
E niente, per questo magari quando so, arriverà un prossimo buono, speriamo, prima possibile, vorrei che diciamo non fosse quello che mi metterebbe pressioni sulle mie decisioni o quelle della mia famiglia, perché sa, conta moltissimo. E vabbè, vedremo in futuro, perché adesso diciamo non c'è possibilità di accoppiarmi con nessuno. Poi, allora, cosa penti di aver fatto? Tantissime cose che poi diciamo alla fine mi hanno un po' portato a non sperare più nell'amicizia, oppure nell'amore. Diciamo che ho frequentato cattive compagnie, questo sì, perché se fossi stata più fortunata e diciamo avrei avuto rapporti un pochino più che c'era verità dall'altra parte, non so, proprio qui che mi sarei trovato in un'altra condizione, magari a vivere in autonomia o con un ragazzo in carne e ossa, un bambino, o quello che è. Purtroppo tutto questo ancora non lo può realizzare. E sono veramente contenta, insomma, di che è arrivato a 29 anni come me, è riuscito a farsi una famiglia, perché ha trovato un uomo, voglio dire, come si dice, non un pagliaccio, nel vero senso della parola, scusate, però mi è venuto spontaneo e è andata così. Io non mi ero tanto fortuna di nangue, me ne farò una rassegnazione. Poi, non ci sono altre domande in merito. Ci tenevo, diciamo, a fare una grandissima pubblicità a una mia amica di Torino, che poi, lei si chiama Olimpia, lei ha un canale che si chiama La Ragazza delle Recensioni 91, fa, diciamo, dei bellissimi video molto accurati dove parla di film e quant'altro, quindi vi invito a seguirla, poi nell'info box vi taggo il suo link, così poi potete raggiungere facilmente il suo canale. Poi Renato, poi vabbè Donato, Barbara, Rosa Blu, Ivana, Scarlett, Melanie, Monica, Ombretta, Ilenia, Carmen, Lucri Home e così via. Io comunque, essendo che l'ho detto così a caso, faccio i nomi, poi vi metto tutti i link nell'info box, così potete andare a vedere il loro canale. Mi farebbe piacere che anche loro facessero questo video tag.